E questo fino a che un bel giorno Ciusa mi ha detto: ma scusi, però cambi facoltà. Figurarsi, avevo già fatto 3 anni o 4 di ingegneria, non mi ricordo, 3 anni forse. E allora mi ha detto: mio padre è a Bari, professore di chimica, e dice: vada là e vedrà, insomma, forse è più facile laurearsi, eccetera. Perché c'erano delle difficoltà nel... più facile in che senso? Per esempio si poteva non seguire, sai, allora diceva: deve fare la firma di presenza, se tu avevi un professore che ti diceva: ma sì, le faccio l'esame purché lei sappia le cose, e io le cose le sapevo, perché lavoravo in laboratorio, no? Certe cose le sapevo più dei professori, però non avevo seguito le lezioni, eccetera. Insomma, sta di fatto che lentamente, andando avanti da Bologna a Bari, dove vive... Quindi è stato anche un sacrificio. Accidenti, sacrificio di soldi, sacrificio di scomodità, perché si andava ad andare in camere mobiliate di basso rango, stare lì, seguire un po' di lezioni, fare gli esami, poi tornare indietro. Cioè, sta di fatto che in questa maniera mi sono laureato nel 49, nella fine dell'anno del 49. Quindi diciamo anche in tempo, nel senso che... 6 anni. Sì, cioè hai fatto una carriera giusta. Perché ho recuperato alcuni esami di ingegneria che avevo fatto delle chimiche, le matematiche, la fisica, quindi quelle mi erano tornate buone per gli esami. Insomma, sono di fatto, mi sono laureato. Nel momento in cui mi sono laureato, ho avuto la fortuna che Ciusa ha vinto il concorso a cattedra. È diventato il titolare? Era diventato il titolare a Bari. Ah, ok. Perché il concorso era stato bandito da Bari. C'era una di queste relazioni di dipendenza tra Bologna e Bari? Ma sì, perché il padre era lì, quindi avrà detto: ma banditemi il concorso per mio figlio, sì, all'economia e commercio. All'economia. Chimica, oggi si insegna l'economia e commercio. E insomma, gli hanno bandito il concorso, ne avevano bisogno perché c'era il professore che stava andando, che era andato in pensione anche lì a Bari, no? Il titolare, e lui l'ha vinto. Vuole la sorte che prima di fare questo concorso di merceologia, lui, Ciusa, ne avesse fatto un altro o due, non so, di chimica analitico, di chimica biologica, perché se si interessava di queste cose qua. E vuole il caso che la preparazione di questi concorsi fosse nelle mie mani. Ragione per cui io ho imparato come si fa il concorso. In che senso? Cioè, dal punto di vista burocratico? Dal punto di vista burocratico, come vanno fatti i banchi delle pubblicazioni, sì, come vanno numerati, come si va in tipografia a fare le bozze prima che il lavoro sia stato pubblicato. È caldo, è freddo? No, so bene. Prima che il lavoro sia pubblicato, eccetera, come si fa a scrivere? Per piacere mi mandi le bozze, per piacere mi mandi gli estratti, me ne mandi 25, eccetera, quando si mettono nei vari parchi, eccetera. Tutte operazioni che non so se si fanno più, non so, forse probabilmente no. Questi ultimissimi anni no, fino a pochi anni fa, io le ho fatte ancora. Ecco, insomma, allora era una liturgia vera e propria, no? Con certe regole ben precise. Poi sapevo che Ciusa andava dai futuri, dai possibili commissari e si presentava, ci si presentava, si diceva: io intendo concorrere a questa cosa. Io dopo più avanti, e uno diceva: ma no, ma guardi, non è tanto ancora maturo, eccetera eccetera, insomma, tutte una serie di operazioni di un mondo scomparso probabilmente, ma che allora era il mondo dell'accademia. Quando sono entrato io, forse anche quando ho vinto il concorso, erano 3.000 professori di ruolo, no? E quindi era una specie di gruppo, nel bene e nel male, no? Non lo so se era. E ci si conosceva, insomma, poi nei congressi si andava a presentare, si
assistente giovane, presentava i lavori che i suoi futuri commissari ascoltavano, criticavano, eccetera, così. E in questa maniera quindi ho imparato anche certe cose, come ci si presenta, le cose che vanno fatte, le cose che non vanno fatte, le cose che vanno dette e quelle che meglio stanno zitti, come si presenta, come si scrive un curriculum vitae, le cose che mi sarebbero poi servite, perché a un certo punto ho fatto il concorso per la libera docenza, poi anche quello era tutta una liturgia, bisognava fare certi comportamenti, certe prove pratiche di libera docenza. La tua generazione non ha idea di cosa, ma è questo era un mondo, insomma, che si è scomparso, se è bene o male che si è scomparso, questo non sta a me giudicare, ma io ti racconto com'era allora. Ed era così, insomma, si passavano un anno dopo l'altro, c'era un concorso, c'era un congresso, in generale fra gli stessi professori, e si presentavano i lavori, e si faceva della ricerca, insomma. Sì, mi hai detto che la preparazione dei concorsi di CIUSA è stata importante per te. È importante perché poi li ho fatti, ho fatto libera docenza, ho fatto un concorso dove mi hanno bocciato, ho fatto un concorso dove che ho vinto, anche nella terminologia, no? Il concorso si vince, no? È buffo, no? È come se fosse una corsa, una gara, no? E quindi facevo della ricerca. A questo punto, normalmente si fa la ricerca che interessa al professore. Allora, se lui si occupava, che so io, di analisi chimiche, non so, lo faceva analisi chimica. Però, siccome CIUSA era una persona straordinaria, con tutti i suoi difetti che ben conosceva, ben ho conosciuto anche dopo, mi aveva sempre lasciato la massima libertà. Quindi se io avevo un capriccio, me lo cavavo. Che non era la norma. Non era la norma, assolutamente. Anzi, dei capricci che ho fatto, che ho seguito, mi è sempre stato rimproverato in seguito, quando andavo a presentarmi per un concorso a un professore, lui diceva, ma Nebbia, no, non stia a perdere tempo con queste storie, le farà quando sarà andato in cattedra, dice, faccia, si occupi di chimica analitica, eccetera. E fra le queste curiosità c'era una sorta di dopo che ero laureato, ma quando poi ho dopo laureato ti stavo dicendo, dopo laureato la sorte ha voluto che Giusa vincesse il concorso e liberasse il posto d'assistente a Bologna. A Bologna. E io sono entrato in servizio come assistente straordinario, si diceva, allora 5 giorni dopo essermi laureato, quindi un colpo di serie di colpi di fortuna, no? Perché la fortuna c'è. E assistente è un posto strutturato, era un posto strutturato. Assistente, prima si facevano 2 anni di prova, ma normalmente poi uno veniva confermato. La gente dice che io sono matto, ma io ho sempre sostenuto che il giorno più bello della mia vita è stato quando sono diventato assistente di ruolo, perché assistente di ruolo era un impiegato dello Stato. Il quale aveva un contratto così fatto. Se uno entro 10 anni non prendeva la libera docenza, cioè non faceva, non produceva niente, il suo posto era assicurato perché andava a fare il preside o gli insegnanti in un liceo, in una scuola superiore. Se era bravo, o meglio, non avrebbe vinto il concorso. Quindi la sicurezza, che le generazioni attuali non sanno neanche che cosa sia, no? Era un fatto, perché uno, se aveva voglia, lavorava bene.
se non aveva voglia non lavorava, ma se non ha voglia uno non lavora neanche adesso, però, quindi no, se uno non è preso dalla passione. Quindi e vince il posto, col posto d'assistente, anche in questo caso vincere, no? Perché è un concorso pubblico, no? Era una cosa importante e si diventava sì, impiegato dello Stato. Quindi da un lato la sicurezza, da un altro anche, mi immagino anche un salto economico. Un piccolo, sì, è un salto economico perché da impiegato di Ciusa passava impiegato dello Stato, ma poi anche un miglioramento economico senza dubbio, no? Piccolo, non era da sopravvivere come piccolissima borghesia, ecco, soddisfacente. Tant'è vero che quando poi ci siamo sposati con la Gabriella abbiamo comprato i mobili a cambiali, no? Il frigorifero con le cambiali, per forza, perché i soldi erano. Però era la sicurezza ed era la possibilità di divertirsi. E devo dire la verità, dico sempre, che io non ho mai lavorato, io mi sono sempre divertito, pagato dalla Repubblica per fare due cose. Uno, per divertirmi e studiare, e non dico dare un contributo alla ricerca scientifica, perché forse non ne ho dato a nessuno, e per insegnare. Cosa che mi è sempre piaciuta.